reclamizzata e in alcune zone queste bustine sono state abbinate a un fascicolo che in realtà vorrebbe essere una rivista che si chiama I Like Collection, mentre si tratta di una pubblicità smaccata a quello che è il prodotto collezionabile e con in ultima pagina una grande reclame che dice tutta la tua voglia di collezione su www.hachette-fascicoli, sul sito potrai ordinare tutti i numeri e le date delle tue collezioni preferite, eccetera, che praticamente io non so, vorrei dire, mi sembra quasi una sorta di phishing, vai lì. Lasci i tuoi dati e poi ti troverai con 1.000 proposte di abbonamento a casa, insomma, mi verrebbe da sospettare una cosa del genere. Quindi in pratica, per vendere uno smaltino, ad alcuni è stato richiesto di abbinare obbligatoriamente questa rivista del valore di 50 centesimi, 50 centesimi di pubblicità per chi l'ha editata. Insomma, non capisci che sono cose che hanno lasciato molto perplessi, anche perché da noi, per esempio, nessuno ha fatto cenno a questo obbligo di abbinamento, quindi volendo uno potrebbe vendere la sua bustina con gli smaltini reclamizzati e il fascicolo che personalmente non ho esposto perché trovo che sia un'assurdità che io metta in vendita e dia spazio espositivo a una pubblicazione che riporta la pubblicità per i miei clienti dicendogli venite sul sito e così magari comprate da lì, insomma, quindi diciamo che ci sono già ad in partenza dei comportamenti diversi su questa uscita. Ecco, io. Poi se vogliamo, sì. No, è qui che volevo arrivare, nel senso, ricollegandomi al discorso iniziale, e cioè a dire che cosa è un prodotto editoriale? Cioè l'accordo nazionale vecchio, no, che pure dà delle regole, delle categorizzazioni, riesce poi a essere chiaro su questa evoluzione del mercato che sta creando molti problemi, Allora, giustamente. Sì, vai. diciamo che l'accordo è vecchio, perché è comunque un accordo del 2005, vecchio nel senso che non prevede determinate tipologie, determinate cose che nel tempo sono cambiate e quindi è chiaro che i riferimenti che fa non sempre si possono attagliare alla realtà presente attuale. E attuale. Era anche abbastanza complesso, nel senso che diversi punti prendevano in considerazione, per esempio, il conto deposito lo trovo nel pagamento delle forniture, non nella permanenza in edicola di un determinato prodotto. Quindi diciamo che non è nemmeno così lineare, insomma, le cose erano anche. Sono anche abbastanza complicate da capire. Quindi, dove c'è complicazione, dove c'è anche un certo grado di obsolescenza dell'accordo, significa che si fa fatica poi andare a recuperare le applicazioni nel concreto. Però effettivamente c'è, così come ci sono le aliquote di sconto previste per le bustine, che come tutti sappiamo dovrebbero essere da un 24%, mentre spesso ce le ritroviamo considerate come inserti settimanali addirittura, oppure pubblicazioni mensili, perché magari ci hanno messo dentro un fogliettino e anziché darci il 24% ci danno il 19%. Ecco, quindi sì, si fa fatica a chiarire le cose, però è anche vero che ci sono talmente tanti aspetti che vanno ogni volta presi in esame che diventa complicato seguirli tutti senza avere magari un qualche riferimento. Per cui sicuramente le sedi locali dove c'è qualcuno che ti possa dare assistenza, magari poi adesso appunto se riusciremo a fare questo questionario riusciremo a forse a uniformare un pochino anche i tipi di problemi, chiaramente a livello locale, poi questo a cui facevamo cenno adesso della Hachette, invece direi che è un problema a livello nazionale perché questa pubblicazione è stata diffusa un po' dappertutto,
in modo addirittura nemmeno uniforme, insomma, con delle istruzioni diverse. Bene, allora Isabella, chiudiamo qui questo collegamento, sempre che tu non abbia altre cose da aggiungere. Io volevo ricordare l'appuntamento che c'è stato poco fa con Amilcare Digiuni, in cui abbiamo commemorato la scomparsa di un segretario del Sinagi, sì, Mario, sì. Di Trieste. Secondo te, appunto, anche questi brevi ricordi servono un po' poi a dare questo senso di comunità che spesso sfugge e che è importante anche in momenti un po' particolari come questo? Beh, sì, sicuramente, anche perché quando si tratta di personaggi storici che comunque sono conosciuti un po' da tutti, è chiaro che lasciano dei vuoti. Al di là di quello che è anche il lato umano, che a volte quando si lavora, quando si affrontano tutte le cose che vengono e tutti i problemi che ci sono ogni giorno, a volte si tende un po' a dimenticare che abbiamo di fronte persone come tutti gli altri, con delle famiglie, con dei problemi, con delle case, dei problemi, e una vita anche umana, non soltanto in rappresentanza di un'istituzione, per cui sono utili, sì. Bene, allora noi ci risentiamo tra l'altro con Isabella sabato prossimo, perché abbiamo una puntata speciale. Sabato non è il nostro giorno di programmazione, e però sabato e anche domenica, tra l'altro, questa cosa non la sapevi e te l'annuncio per la prima volta, abbiamo a ruota due presentazioni di libri, due eventi ai quali parteciperà anche la radio. Il primo, quello appunto dell'edicola delle Tre Corti di Isabella a Bologna, il secondo invece quello di Marina Aquilanti, la domenica mattina, in cui interverremo come radio, faremo la presentazione di un libro che racconta del territorio dove c'è l'edicola di Marina, appunto, che è la zona tiburtina. E quindi ecco, una radio sempre più impegnata con gli edicolanti anche nei giorni non santificati al lavoro. Sì, no, infatti è una cosa, guarda, molto è capitato carina, per caso che... Beh, però insomma, guarda, io l'ho un po' pubblicizzata questa cosa del collegamento con la web radio, la nostra rete, il fatto che ci sarà il responsabile, il direttore della radio a intervistare due donne, perché il tema sarà appunto le donne che fecero l'impresa, e quindi le interviste saranno le prime, diciamo, prima della presentazione del libro, saranno a due donne che fanno impresa, che la fanno tutta da sé, diciamo, non sono le protagoniste del libro, che sono donne dell'Emilia Romagna che hanno fatto l'impresa e per grandi marchi, sono diventate grandi nomi, eccetera. Ma abbiamo anche delle rappresentanti di persone, cioè di piccole imprese locali. Una sarà appunto Katia, l'altra Patrizia, saranno intervistate da te, per cui questa cosa piace già molto, dove l'ho fatta conoscere, e aspettano tutti con ansia di avere questo collegamento. Speriamo di avere anche bel tempo, in modo da poter contare su una partecipazione molto numerosa. Potrà sconfiggerci solo il nuvolone, ma come hai annunciato poco fa, ti stai attrezzando anche per il nuvolone. Sì, cercheremo di ripararci dalle intemperie, qualora ci fossero, insomma. Poi magari ci saranno 40 gradi, perché qui abbiamo degli sbalzi di temperatura, che da un momento all'altro cambia la stagione, cambia la temperatura, e noi non resta altro che adeguarci, insomma. Bene, grazie Isabella allora di questo intervento e di questa testimonianza. Sì, no, ecco, sì, dimmi, grazie, vai. A voi, mi scuso perché ogni tanto entrano clienti, quindi mi distraggo, lo sappiamo. Un po' il filo, allora mi spiace, ma ricordavamo con Digiuni poco fa come
il SINAGI non è un sindacato di professionisti, nel senso di dire appunto di sindacalisti che vivono del loro lavoro, ma è un sindacato di edicolanti prestati al sindacato, che è diverso, è molto diverso, e appunto assolutamente. Ogni mattina noi lo tocchiamo con mano quando facciamo i collegamenti. Sì, anche perché magari ci piacerebbe di fare di più, farlo meglio, e invece quello che è tutto il tempo rubato all'attività quotidiana, per cui insomma a volte si pecca cercando di prendere da una parte e dall'altra. Grazie ancora Isabella, buon pranzo.